Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo del trapano della Tills Wall. Eccolo, è arrivato questo trapano. Questa volta è un trapano con l'alimentazione diretta, non è ricaricabile. E come viene consegnato così il trapano all'interno di una confezione dove abbiamo il manuale, la maniglia di fissaggio e la guida. Nella base abbiamo anche la chiavetta per il fissaggio, per il bloccaggio del mandrino, che questo non ha il mandrino auto bloccante, ma ancora vecchio stampo. E poi viene consegnato una sacchetta con un set di viti, di punte, scusate. Abbiamo le punte per il metallo, per il legno e per il muro, nonché abbiamo anche una sorta di fresa e alcuni inserti per l'avvitatore. Come si presenta il nostro trapano? Abbiamo nella parte superiore il selettore, lo vediamo nel dettaglio. Eccolo qui, la modalità percussione e la modalità avvitatore. Basta selezionare questo tasto. Nella base, diciamo, nell'impugnatura abbiamo il pulsante di azione nonché il regolatore di potenza, ovviamente la rotazione e il blocco, il tasto di blocco. Ecco qua. Molto semplice il mandrino, classico mandrino. 850 watt di potenza, 3000, come indicato anche qui, 3000 giri al minuto. Estremamente semplice, sulla base troviamo la chiavetta di bloccaggio del mandrino. Bene, che dire in definitiva di questo trapano? Ma sicuramente in ambito hobbistico è molto buono. Il fatto che il mandrino sia di vecchio stampo col bloccaggio a chiavetta lo rende molto più stabile, soprattutto per quando si utilizza in modalità percussione. Quindi sul muro, utile il sistema del tasto di bloccaggio, di utilizzarlo per esempio con un sistema a colonna, grazie al sistema di bloccaggio. Decisamente molto utile. Anche la staffa per il supporto con la guida che vi permette, magari utile per la perforazione, l'utilizzo magari per i tasselli, considerando il costo che è assolutamente abbordabile, 850 watt di potenza sicuramente è una cosa utile.